Ciao a tutti cosciotti e benvenuti in questo nuovissimo video. Questa è la presentazione di un libro che, come vi ricordate, ho già fatto in passato per altri volumi. Quest'oggi invece torniamo su un argomento che non trattavo da tantissimo tempo. Clash of Clans. È uscito questo libro che si chiama Diario di un barbaro incapace. Vedi, qua c'è scritto un'avventura Clash of Clans non ufficiale. Dietro c'è scritto tutto quello di cui parla, molto velocemente, guarda, ve lo leggo. Ciao, sono Skulk, che è il personaggio principale di questo libro, e questo è il mio diario. Infatti questo è il diario di un barbaro incapace. Perché incapace? Perché vorrei essere coraggioso, di più, eroico. Invece sono una schiappa, un imbranato, un fifone. Praticamente sto qua, è lo sfigato del villaggio, povero Skulk. Sono un barbaro incurato al primo livello. Durante gli attacchi al villaggio me la faccio addosso, un po' come me la facevo addosso io quando mi attaccavano al villaggio, che non sapevo cosa fare, infatti ero scarsissimo in Clash of Clans. Mi nascondo o scappo, ma tutto questo presto cambierà, perché ho deciso di affrontare la mia vita da protagonista. Devo avanzare di livello assolutamente, certo, non posso fare tanto affidamento sul mio amico Jimmy Spaccamuro. Dai, su, allora, parliamoci seriamente. Chi è che dà affidamento a uno spaccamuro? Cioè, sono tutti scheletrici, piccolini, e hanno le bombe in mano. Cioè, non ce la fai. Ehi, Jimmy, mi porti quel vassoio dalla cucina? Sì, certo. Pum, inciampa, bomba per terra, esplode la casa. Non funziona, non ti puoi fidare di uno spaccamuro. E non mi posso neanche fidare di un avido opportunista come Bob il costruttore. Ma tant'è, è ora di buttarsi nella mischia. I goblin non aspettano. La cosa bella che mi è piaciuta di questo libro sono le illustrazioni. Cioè, guardate lo stile di disegno che è stato utilizzato per questo libro. È divertente. Guardate il barbaro. È divertentissimo. Allora, in questo diario in realtà ci sono due sezioni. C'è la prima avventura che si chiama Una spada da incapace, un coraggio da barbaro. E sono 22 giorni che vengono descritti da Skulk. E poi c'è la seconda avventura, da notare ancora qua le illustrazioni, bellissimo, qua si vede ancora meglio. E si chiama Un amore da barbaro. E qua invece ci sono 12 giorni che vengono descritti da Skulk. Ovviamente come lettura è come gli altri diari di un, e quindi è molto easy da leggere. Vedete, pieno di raffigurazioni, disegni, ed è molto, diciamo, interattiva come scrittura. Cioè tutte queste sottolineature, testi grossi. E poi, cioè, lo so che lo sto ripetendo all'infinito, ma le illustrazioni, guarda che belle. Essendo un'avventura non ufficiale è una fanfiction praticamente, però riprende tantissimo gli elementi di Clash of Clans. Ad esempio, il giorno 3, senza spoilerare troppo, ma è una cosa abbastanza tranquilla, Skulk si ritrova con una roccia davanti casa, e questo riprende il fatto che ogni giorno in Clash of Clans generano delle rocce o comunque dei cespugli, degli intralci che tu devi andare a rimuovere se vuoi costruire. Giuro, è l'ultima illustrazione che vi mostro, ma questa è troppo bella. Cioè, che cos'è? Bellissimo. È bellissimo. Comunque, questo è il libro. Lo trovate ovviamente nelle varie librerie e lo trovate anche su Amazon. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ora però mi è venuta voglia di giocare un po' a Clash of Clans, quindi andiamo a vedere in che condizioni sono messo. Ok ragazzi, eccomi. Siamo nel mio villaggio. E in realtà questo non è il mio villaggio vero e proprio. Cioè, questo è un villaggio nuovo, perché hanno aggiunto una zona nuova che tipo prendi la barchetta e vai in un'altra sezione del mondo. Però, come vedete, questo è un po' l'inizio. E questo potrebbe essere Skulk. Guardalo lui lì nell'angolino da solo, escluso da tutti gli altri perché è il più sfigatino a livello 1. Poi abbiamo anche il costruttore Bob da qualche parte. Posso farlo uscire. Ad esempio, prima vi dicevo che al capitolo 3, al giorno 3, succede qualcosa con la roccia. C'è una roccia enorme di fronte casa di Skulk. Ecco, io una roccia enorme di fronte casa non ce l'ho. Però guardate, c'è sta cosa enorme, c'è sta faccia che potrebbe essere tranquillamente è la faccia di Skulk fatta a statua. Hanno fatto la scultura, però costa 200.000 monete. Io non ce le ho 200.000 monete. Come faccio a prendere 200.000 monete per levare sta testa? Non ce la faccio. Quindi ci limiteremo a rimuovere questa qui, che costa 20.000, e facciamolo. E lì invece c'è il Bob, il costruttore. Ciao Bob, tu sei quello antipatico in teoria. Sei quello davvero cattivo cattivo che rompe tanto le scatole a Skulk. Quindi ti dovrei cacciare dal villaggio, perché io sono il padrone assoluto del villaggio in questo momento. Però non lo farò perché mi serve per costruire le cose. Detto questo, in realtà questo è il villaggio nuovo della nuova sezione. Se vado a cliccare sulla barchetta, boom, torno nel mio vecchio villaggio, che è organizzato in maniera strana, e ho il municipio al livello 8 quando in realtà ora sono tipo al 13. Però guardate quante risorse ho da parte, tutto l'elisir nero. Poi guardate, qua c'è anche un coso scritto collect. Io non lo so, nel dubbio cliccherei.
Collect, magari è il tesoro nascosto di Skulk che troverai in qualche prossimo libro. Più o meno, quando vedi una cosa così grossa di oro e di Elisir, arrivano i Goblin, e infatti Skulk è lì con il cannocchiale, con i binocoli, pronto a trovare qualsiasi Goblin che voglia rubare il mio bellissimo e simpaticissimo carro, che in realtà quanti soldi mi darà? 140.000, collect subito, di lusso. E questa roba cos'è? Ah, è Clan Games. Comunque, andiamo di nuovo nell'altra parte del mondo dove è notte, perché voglio attaccare con il mio amico Skulk, che è questo qui nell'angolino vicino al muro, che è triste, isolato e sempre solo, cucciolino. Allora, Skulk, dobbiamo andare ad attaccare un villaggio. Te la senti? Io la butto lì, secondo me te la potresti sentire. Guarda, ti dirò, metterò anche ad upgradare il laboratorio della ricerca, così posso aumentare il livello di Skulk. Guarda quanto diventa forte. Abilità speciale, rabbia, gli diventano le braccia viola. Incredibile. Ragazzi, sarà pure sfigatello, ma è comunque un barbaro. Se vuole spacca tutto. E infatti andiamo ad upgradarlo. Potrei andare addirittura al livello 3. Livello 4, anzi. Facciamolo, upgrade a manetta, raga. Il nostro amico Skulk deve essere il più forte. E ora, ora Skulk ha altri due amici. Vabbè, comunque lì nell'angolino triste. Giusto così. Proviamo, ragazzi, andiamo ad attaccare qualcuno. Probabilmente mi faranno malissimo, perché Skulk, ragazzi, lo sapete, è sfigatissimo. Non riesce ad attaccare, gli viene l'ansia. Skulk, questo è il tuo momento, Devi riuscire a fare un po' di danno. Allora, potremmo andare direttamente da questo tipo qui. Allora, facciamo così. Caccio prima gli arcieri, che hanno l'abilità. Faccio così. No, la trappola, salto, mi sono perso. Guarda Skulk lì nell'angolino che ce la fa. Skulk, dai Skulk, sei ancora vivo. Sì, vai, uccidi tutti. Oddio, è l'ultimo rimasto vivo, Skulk. Scappa, è morto anche Skulk. Ok, e niente ragazzi, in questo ho fatto 47% di danno al villaggio, manco una stellina. Faccio schifo come Skulk. Ragazzi, il mio amico Skulk è praticamente rimasto così, un barbaro al forno con patate, cioè me l'hanno proprio distrutto. Ma anche lui lo dice alla fine, guardate, sono una schiappa, un imbranato, un fifone. Infatti si è visto, anche se è stato l'ultimo a morire, che quella è una cosa positiva. È stato bello tornare su Clash of Clans per rivedere il mio villaggio e fare un attacchino così al volo. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti, a tutti. We'll be right back.